Devo dire che sono molto contento di essere con voi, almeno con questo. Il cavaliere ha scelto la telefonata, solo audio dunque, niente videochiamata. Con la vostra regione, ha detto l'ex presidente del Consiglio, un legame forte e particolare. Ho ancora impresse nel cuore, nella mente, le immagini del terremoto del 2009, ma anche la grande dignità, il coraggio e il senso civico degli abruzzesi. Ero presidente del Consiglio dei Ministri e la mia prima preoccupazione è stata quella di restituire una casa a 20.000 persone prima del Natale. Al Pala di Martin di Monte Silvano c'erano, secondo gli organizzatori, oltre 1.000 persone. Di sicuro c'era una forte rappresentanza di amministratori, di cittadini. Sul palco i candidati di Forza Italia, con in primo Paiano, in veste anche di cerimonieri, i, tra virgolette, predestinati per Camera e Senato, Nazario Pagano e Lorenzo Sospiri. Entrambi si sono concentrati nei loro interventi sul terremoto economico che si annuncia per le famiglie dall'autunno. Proprio Pagano è tra i primi firmatari di due emendamenti che domani saranno discussi in Commissione Finanze per la sospensione delle cartelle esattoriali e per il sostegno alle famiglie più bisognose da parte dei comuni. La vera difficoltà la vive la famiglia, ha detto il presidente del Consiglio regionale Sospiri, è la famiglia che deve pagare le bollette, che cerca lavoro, che ha diritto a essere sostenuto. Il ruolo di Forza Italia nel centrodestra? Siamo il partito trainante, abbiamo il dovere di dettare la linea, di essere leader.